Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo al consueto appuntamento settimanale con Dr. Formula 1 e quindi nel momento in cui parlo di Dr. È automatico pensare a Riccardo Ceccarelli, il grande capo fondatore, ideatore di Formula Medicine. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Allora, noi avevamo lasciato i nostri ascoltatori la scorsa settimana con un quesito, che era quello relativo ai problemi che oggi hanno i piloti della MotoGP. Di che si tratta? Spiega brevemente tu. Avevamo parlato della sindrome compartimentale che in questo momento sta tenendo un po' banco nel mondo della MotoGP, perché più di un pilota si è operato anche recentemente per questo problema. Abbiamo visto Quartararo che ha avuto dei problemi fisici per finire la gara proprio legati ai dolori, alle braccia, perché la sindrome compartimentale, come avevamo spiegato, è un problema di sovraccarico sull'avambraccio, per farlo breve, e che si può risolvere soltanto con l'operazione, cioè creando uno spazio in più nella loggia in cui sono contenuti questi muscoli che diventano grossi e carichi di sangue durante lo sforzo e quindi non ci stanno più dentro questa manicotto che li contiene, e questo determina il dolore. Ecco Riccardo, io dopo che ci siamo parlati nella scorsa puntata, ho chiesto agli amici della Brembo se mi facevano una verifica sulla pista di Jerez, che è stata esemplificativa proprio col dolore di Quartararo, se mi facevano un controllo sui dati in staccata, in frenata, delle MotoGP degli ultimi 5 anni. E ti devo dire la verità, sono rimasto un po' sorpreso, perché io ero convintissimo che questa sindrome fosse determinata dall'aumento delle prestazioni delle MotoGP proprio nella fase della staccata. I numeri invece dicono che ci sono scostamenti, sì, ma molto piccoli, non tale da generare questa variazione per cui ben 4 piloti sono andati in difficoltà con questa sindrome. E allora la mia domanda è: se non arriva dalla prestazione pura, da che cosa nasce questa problematica? Perché allora bisogna porsi una domanda. Tutti più o meno abbiamo scritto staccate più dure, maggiore velocità massima, e questo l'abbiamo visto, 365 all'ora e giù di lì, però evidentemente la causa non è quella. Dunque, allora, è vero, la causa non è quella, e io ho provato a parlarne con Danilo Petrucci, perché ovviamente solo un protagonista ti può trasmettere le impressioni, le sensazioni. Anche lui mi ha confermato che non c'è un sovraccarico su queste moto rispetto a quelle degli anni scorsi, quindi non c'è una causa ben evidente e scatenante, però anche lui si rende conto che sono tanti quelli che stanno andando incontro a questo problema. E lui mi ha fornito una chiave di lettura, direi, interessante. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, però mi faceva notare come il gruppo si è compattato a livello di tempi, come i primi 10 nell'FP3 erano racchiusi in meno di 3 decimi, in qualcosa circa su 2 decimi. Lui era a meno di un secondo, ma era nelle retrovie, vicino alla 20ª posizione. Quindi, secondo lui, questo determina, questo compattamento dei tempi, determina una maggiore tensione a livello di guida, una maggiore tensione per cercare di raschiare il barile, di trovare gli ultimi centesimi di secondo. Ed è un dato interessante, un'analisi interessante, perché la sindrome compartimentale non deriva da un sovraccarico di pochi secondi, deriva dal fatto che i muscoli sono costantemente sottoposti ad un lavoro isometrico per un tempo continuativo, perché se il rettilineo è una fase di ristoro, vuol dire che il muscolo si rilassa e non ci sono problemi. Infatti lo vediamo soprattutto nel motocross, dove il sovraccarico dei muscoli d'avambraccio per tenere il manubrio il più possibile sotto controllo nel motocross, lo sforzo non finisce mai, è continuo, è continuativo, non c'è mai un attimo di pausa. Quindi probabilmente la chiave di lettura è che anche ora nella MotoGP, per cercare di essere sempre vicino al limite, per fare la differenza con gli altri, vuol dire che non ti rilassi mai. Non ti rilassi mai mentalmente e di conseguenza non ti rilassi mai fisicamente. È un'ipotesi però interessante. Quindi si potrebbe provare a lavorare a livello mentale per cercare di risolvere un problema che è di natura fisica.
Sì, se te pensi, il motorsport ha una peculiarità diversa dagli altri sport. Un pilota che, noi lo vediamo soprattutto nei giovani, un pilota che prova una macchina nuova su un circuito nuovo, un giovane che debutta in Formula Renault, faccio un esempio, e gira a Barcellona, il primo giorno è distrutto, il secondo giorno sta meglio. Normalmente negli sport succede il contrario, faccio una partita di calcio, il giorno dopo rigioco, sono stanco, una partita di tennis, il giorno dopo sono stanco, il ciclista lo stesso. Nell'automobilismo succede il contrario. Perché? Perché il cercare il limite ti genera uno stato di tensione, soprattutto quando non hai ancora la confidenza della macchina e della pista e quindi sei psicologicamente in uno stato di tensione. Ma la tensione mentale si trasferisce sui muscoli e i muscoli rimangono in uno stato permanente di contrattura, non si rilassano mai, neanche sul rettilineo. Ecco, noi possiamo ipotizzare qualcosa di simile, ovvero sono sempre al limite, devo fare N giri come se fossi in qualifica per mantenere il ritmo, perché il ritmo è forsennato, quindi non mi rilasso mai di testa e di conseguenza non mi rilasso mai di muscoli, mentre invece dovrei imparare sul rettilineo a rilassare le braccia, mollare, noi insegniamo questo ai piloti di auto, la stessa cosa potrebbe essere suggeribile ai piloti di moto, usare quei pochi secondi dei rettilinei per un po' di, tra virgolette, relativo rilassamento muscolare, cosa che non è facile perché ovviamente noi pensiamo anche che bisogna dare gas, che quindi Poi arrivano a 365 km all'ora su le quelle mani. gommine, quindi. Bene o male lavorano sempre, mentre invece nell'auto sul rettilineo puoi anche aprire le mani, guidare leggermente tenendo lo sterzo coi pollici. Nella moto questo non si può fare, quindi è molto più difficile riuscirci. Però è Molto un'ipotesi. molto interessante, perché può diventare È una chiave sulla quale si può lavorare per cercare di affrontare il problema diversamente da come lo si è affrontato sempre. una possibilità da indagare sicuramente. Veniamo al Gran Premio di Barcellona, Formula 1 in questo caso, Riccardo, tu che cosa hai osservato? Io sono rimasto colpito da una cosa, che a livello televisivo si è parlato molto di quel anello che aveva al dito, Charles Leclerc. Sai essere più specifico? Sai spiegarci che diavolo fosse, a che cosa serve? O invece tu che strumenti usi con i tuoi piloti? Dunque, l'anello è un qualcosa di molto meno magico di quello che la narrazione può far sembrare, ovvero dentro l'anello ci sono dei sensori che sono in grado di prendere sulla base delle onde sfigmiche, delle onde della pulsazione indotte sulle piccole arteriole, riesce a leggere la frequenza cardiaca e quindi è un cardiofrequenzimetro a tutti gli effetti. Inoltre prende la temperatura e il movimento. Ci sono dei piccoli accelerometri, ma è paragonabile a quei braccialetti che sono in commercio da tantissimi anni ormai. La funzionalità è la stessa, il battito cardiaco, il movimento. Gli algoritmi, poi software, studiano questi dati e ti danno delle indicazioni su. Ad esempio, quanto movimento hai fatto durante il giorno, ti danno delle indicazioni su quanto hai consumato, ti danno un po' un profilo di quello che è stato la tua attività. Vengono usati anche e soprattutto nel sonno, durante il sonno, perché noi sappiamo che durante il sonno ci sono cinque fasi che si ripetono più volte ciclicamente durante la notte. E queste fasi sono importanti perché sono diverse tra di loro. Ce n'è una, quella più famosa, che è chiamata la fase REM, che è quella del sonno ristoratore, del sonno profondo. In questo caso, durante il sonno REM, cambia la nostra frequenza cardiaca, cambia la nostra attività respiratoria, quindi uno strumento che è in grado di rilevare questi parametri riesce a dirti quanto lunga è stata la tua fase REM durante il sonno e più è lunga, più il sonno è stato ristoratore. Quindi questo strumento, l'anello, così come i braccialetti, ti danno una percentuale della qualità del sonno, che è un dato curioso, interessante, e che però io culturalmente, come mia esperienza, io sono abituato a farmi un po' le cose in casa, perché è ovvio che quando compro uno strumento mi devo fidare ciecamente dello strumento e quindi non so mai se mi dà dei dati giusti o sbagliati.
Quindi io, per mia filosofia, magari mi doto di hardware, ma poi mi creo, cerco di capire se sono validi o no, se quindi sono precisi, poi dopo mi creo i miei soft. Io lo so che tu non vuoi mai legare una cosa con quell'altra, però Gabriele Mimì, a chi somiglia rispetto ai tanti piloti che hai visto poi arrivare alla Formula 1 e ai risultati? Allora, se io ho visto tanti giovani piloti qui che mi hanno impressionato, due che mi hanno impressionato molto furono proprio Charles Leclerc, che Beh, per abbiamo cui. un'immagine che si vede esattamente dietro le tue spalle, poco ma c'è. Sì, è un po' nascosto, è una fotografia, siamo io e lui quando vinse al Nürburgring in Formula 3 durante la premiazione e si vedeva subito a 13 anni che aveva delle doti importanti a livello proprio di attitudine mentale. L'altro che mi impressionò particolarmente, che conobbi quando aveva 15 anni, era Robert Kubica. Ecco, Mini mi ricorda molto Robert Kubica, una capacità incredibile di eseguire i test subito fin dall'inizio ad alti livelli, come anche Charles. Quindi è un misto tra Charles e Robert, ha delle attitudini dell'uno e dell'altro e è in grado di raggiungere senza sforzo grandi prestazioni, ma soprattutto ha una capacità strategica incredibile, una lucidità mentale, una capacità strategica per capire come migliorare. Quindi è sicuramente mi ricorda questi due piloti. Ha delle doti positive di Kubica, delle doti positive di Charles. Quindi, viste queste premesse, se è supportato anche dal talento, e finora sembra di sì, può arrivare in alto, sicuramente, molto in alto. Molto molto interessante, caro Riccardo. Io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Amici di motorsport.com, come dico sempre, commentate qui sotto, fateci le domande per le prossime puntate, cliccate la solita campanella così riceverete le informazioni dei prossimi video e ovviamente appuntamento a mercoledì prossimo. Probabilmente riparleremo inizialmente di MotoGP, ma ancora il mondo è aperto, con Riccardo si riesce facilmente a spaziare. Grazie Riccardo, un saluto a tutti Grazie. quanti. Grazie a te Franco e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona giornata.